Sono pezzi quindi che sono tutti delle collezioni del Louvre, come l'annuncia anche il manifesto. Abbiamo scelto per questa mostra di concentrarci su, diciamo, sull'Etruria interna, con l'idea di ricontestualizzare, insomma, stiamo cercando di ricontestualizzare gli oggetti che sono per più parte sono stati acquistati nell'Ottocento, quindi vengono collezioni che sono state raccolte più con l'idea del bel pezzo che con l'idea di mantenere una provenienza. Quindi stiamo lavorando per recuperare la storia degli oggetti. Questi oggetti sono tutti oggetti etruschi, su un arco, diciamo, dall'VIII al II secolo a.C. Quindi prendono in conto tutto l'arco della civiltà etrusca e documentano i centri principali dell'Etruria interna, però sono le collezioni del Louvre con le loro lacune, con la loro storia. Quindi vedrete, per esempio, la mostra racconta anche la formazione delle collezioni del museo, vedrete che ci sono molti pezzi che vengono da chiusi e invece, questo è un po' paradossale, siamo a Cortona e non c'è un pezzo che viene da Cortona. Questo ha la sua spiegazione anche nella situazione del mercato antiquario nell'Ottocento. A Chiusi c'era un mercato molto vivace e quindi i collezionisti compravano. Noi abbiamo, le collezioni sono costituite da acquisti puntuali, isolati, ma anche dall'acquisto di grande collezione come la collezione Campana o la collezione Durand. E Campana aveva un agente sul posto a Chiusi che gli comprava anche gli oggetti. Quindi questa è l'immagine simbolo della mostra, è sul manifesto, è una statua che ha una storia talvolta lunga e recente. Dico recente perché si era dimenticato precisamente la sua provenienza e è stata recuperata di recente, l'abbiamo identificata riconoscendola su un disegno conservato all'Archivio di Stato di Roma, che la presenta al momento della scoperta. Quindi sappiamo che questo pezzo, che per tempo è rimasto anonimo nei magazzini del museo, è stato ritrovato nel 1829 in occasione degli scavi fatti dal conte Lozzano a Falerinovi. E quindi poi si è capito che questo pezzo, che è stato considerato come un pezzo molto importante, era destinato alle collezioni pontificie, però sicuramente le trattative sono state troppo lunghe e quindi il pezzo è rimasto nelle mani dei scavatori, e non è andato ai musei, non è andato nei musei vaticani. Invece Campana, il marchese Campana, che aveva una collezione molto importante e che apprezzava molto la terracotta, questo pezzo non gli è sfuggito e l'ha acquistato lui, e quindi è arrivato al Louvre tramite la collezione Campana.